Buongiorno coach Costantini, grazie per aver accettato l'invito e per consentirci di inaugurare questa nuova rubrica che si chiama Tennis Tavolo Ieri, Oggi e Domani. Quale personaggio più rappresentativo per rappresentare questi concetti, di lei? Quindi, insomma, siamo onorati, della sua presenza, io in particolare, insomma, la stimo molto e insomma, per me è un mostro sacro. Speravamo quest'anno di fare tante telecronache di tennis tavolo, invece ci stiamo specializzando a fare un po' gli intrattenitori della quarantena. Quindi, nostro malgrado, ecco, rendiamo anche protagonisti delle persone che hanno delle cose da dirci oltre che da farci vedere. Quindi, grazie. Beh, grazie a te, grazie a voi dell'opportunità. Insomma, parlando di ieri, oggi e domani, sicuramente mi chiederai molto per il domani. Allora, ascolta, guarda, io ti Visto che ho un faccio, futuro. esatto, speriamo, speriamo. Ascolta, io ti farò delle domande un po' strane, un po' diverse, perché, questo lo dico per chi ci guarda, che intanto invito ad iscriversi al canale YouTube e a cliccare la campanella, per ricevere notifiche su contenuti come questi. Faccio un appello a chi ci guarda, perché Massimo Costantini in realtà è un grande produttore di contenuti tecnici sull'allenamento, sulla tecnica, e quindi, sul canale della FITET e anche altrove a livello internazionale potrete trovare, se vi interessa quello che vi dirà oggi, tantissimi approfondimenti molto più tecnici di quelli odierni, e di conseguenza mi piacerebbe non essere troppo ripetitivo. Diciamo, indagare un po' nel Costantini anche al di là della sua insomma, della sua professionalità che oggi vedremo meglio. La prima domanda che ti faccio è una cosa che mi sta molto a cuore. Tu hai un blog di gran successo nella comunità del tennis tavolo. Si chiama Ping Pong Italia, no? Io ti chiedo, perché è veramente una cosa che mi sta a cuore, perché in Italia siamo tanto ostili a questo termine ping pong? Beh, ci sono forse diverse ragioni. Io credo che la prima è forse la più semplice, è che il ping pong, così detto, assume una semplicità disarmante nella sua definizione, se vogliamo. E quindi, parlando così di termine ping pong, apparerebbe più, anzi meno importante del più altisonante tennis tavolo. Beh, c'è innanzitutto da dire che c'è una differenza particolare, anche dal punto di vista legale, tra table tennis, che è poi la parola internazionale vera e propria che si usa, e ping pong, proprio perché ci sono due campionati diversi, tra l'altro. I campionati del mondo di table tennis, quello organizzato appunto dall'ITTF, e invece i campionati del mondo di ping pong, che sono quelli che vengono gareggiati ogni anno, mi pare a Londra. E non si usano le gomme, si usano le racchette di legno, il sandpaper e quant'altro. Quindi c'è proprio questa divisione netta, se vogliamo. A me più colloquialmente mi piace di più chiamarlo ping pong. I cinesi lo chiamano ping pong chou, dove ping pong dà subito quest'idea del suono, e il chou è la pallina. Quindi quando parlano del calcio dicono piede e palla, no? Quindi come un po' O football football. in questo senso, non lo chiamiamo calcio. Quindi ci sono tanti modi appunto di interpretare queste cose. Pertanto sì, insomma, per me va bene tutto, Ecco, no, però onestamente. se Costantini, che è un maestro di tante cose, adesso vedremo, lo può chiamare ping pong senza diminuirne il significato, forse dovremmo anche accettarlo come sinonimo del tennis tavolo.
Ripeto, sì, per me, ripeto, molti, io ho lavorato svariati anni negli Stati Uniti e normalmente lo chiamano ping pong, in molti altri posti lo chiamano ping pong. Io credo che sia veramente, sì, per me è proprio un sinonimo, ma anche perché tennis tavolo, tutto sommato, non identifica propriamente il nostro sport, perché vorrebbe dire tennis praticato su un tavolo praticamente, ma non ha niente a che vedere, non ci sono le stesse regole, si usano equipaggiamenti diversi, la pallina diversa, cioè c'è in comune la rete e un giocatore da una parte, un giocatore dall'altra, per cui anche lì io non so se sia il termine adatto tennis tavolo per indicare il nostro sport. E allora tennis tavolo, ping pong, alcuni dicono tennis da tavolo, a me va bene tutto purché se ne parli. Comunque, un appello a non impermalosirsi se uno lo chiama ping pong, lo sottoscriveresti? Ma assolutamente sì, ripeto, c'è però comunque questa distinzione dal punto di vista, ripeto, anche legale, che chiaramente io non potrei chiamare campionati del mondo di ping pong, perché quello è un'altra, effettivamente un'altra cosa dal punto di vista legale. Devo chiamare campionati del mondo di tennis tavolo, però quando siamo in una chat così o in altri ambiti, è ovvio che parlando di ping pong e magari specificando anche la modalità con cui si gioca, con l'equipaggiamento, le gomme, le racchette e tutto quanto, ecco, si identifica meglio. Però sì, non andrei troppo per il Ok, sottile, insomma. allora guarda, partiamo subito da ieri, da tennis tavolo ieri. Tu sei stato un grande campione del nostro panorama, ma anche a livello internazionale. Vanti o hai vantato per lungo tempo il record di presenze con la maglia azzurra, se non vado errato. Sì. E quindi questa è una cosa che ci inorgoglisce come pongisti è più accettato, e quindi insomma, cose da raccontare ne hai. Volevo chiederti come hai iniziato a giocare a tennis tavolo e che tennis tavolo c'era ai tuoi tempi? Beh, ho iniziato casualmente, Senigallia, la mia città natale. Era affetta, fra virgolette, da due manie, la mania del calcio nei primi anni 60 e come tutte le città italiane, ma c'era anche già una realtà pongistica, non c'erano molti sport, non è come oggi che c'è questa varietà totale degli sport, dei corsi d'avviamento, degli sport di tutti i tipi, dove c'è effettivamente una larghissima scelta. Allora si giocava a calcio, che era una cosa normale, avevo 7 anni, una cosa del genere, però c'era anche questo luogo dove già, che poi sarebbe stato il mio allenatore futuro, Enzo Pettinelli, dove già facevano un tennis tavolo che allora mi aveva catturato immediatamente. Cioè, per tennis tavolo si pensava alla pallina di tic tic toc di qua e di là, invece questo era un tennis tavolo funambolico, le palline che andavano vicino al neon, vicino al soffitto e rimbalzavano, e queste schiacciate, era già un tennis tavolo moderno a quei tempi, stiamo parlando, ripeto, 1965-66, da lì ho cominciato a giochicchiare. Come ripeto, c'era già una realtà locale, e questo ha aiutato, ha facilitato
come dire, il rimanere agganciato ad un ambiente, perché poi magari avremo modo anche di dirlo, no? Molte volte è un po' l'ambiente che ti cattura, unito anche alla passione per una certa disciplina, ma l'ambiente è fondamentale. Pertanto, ecco, era quello la miccia che ha fatto partire tutto, ma contemporaneamente, durante gli anni, insomma, io ho continuato anche a giocare a calcio, quindi facevo tutte e due le cose. Fortunatamente i risultati, nel ping pong sono arrivati molto presto e quindi questo ha creato più aspettative, ha creato interesse attorno alla disciplina, attorno alla società, attorno ai singoli giocatori e quindi rimani catturato lì, rimani bloccato lì e le cose sono andate avanti, come dire, un po' naturalmente, ecco. Ecco, ti faccio una domanda perché a noi capita spesso di intervistare grandi campioni, campioni del presente, campioni del passato e nei racconti autobiografici, perché poi si ha sempre questa impressione che uno inizia a giocare, poi siccome è bravo vince e da lì in avanti non smette più di vincere, no? A te è successo così oppure c'era uno più bravo, poi l'hai superato allenandoti duramente? Ma io non saprei, certo, no, secondo me la carriera di un atleta deve avere anche dei momenti di stop, di riflessioni, chiamiamole così, no? Io ne ho avuti tanti, ho avuto anche delle cose clamorose, magari ero testa di serie numero uno, ho perso il primo turno ai campionati nazionali, adesso stiamo parlando dei primi anni 70. Ci sono stati diversi, non mi sono mai sentito, come dire, no, così al di sopra, è un po' anche la mia attitudine, il mio atteggiamento. Ho sempre pensato fin dai primi turni che dovevo giocare che quello era già difficile, anche se ero testa di serie numero uno, non mi ponevo troppe aspettative per non avere grandi delusioni. E quindi ecco, è stato un po' un divenire, un cercare di raggiungere. Avevo i miei miti, ovviamente, degli anni passati, degli anni 60 o degli anni 50. Mi sono sempre ispirato molto ai campioni del passato, come mi ispiravo anche ai campioni del presente, perché Stefano Bosi o Alberto Pelizzola di quei tempi, Stefano Malesci, per me, Triulzi anche ricordo. Per me erano miti, forse era questa la spinta che mi portava a studiare, a pensare come batterli. Poi eventualmente li ho battuti, però questo mi ha aiutato molto, devo essere sincero, pensare a cosa hanno fatto i miei predecessori. E averli così presi da esempio, leggevo le notizie del tennistaolo degli anni passati, le loro imprese, come avevano battuto certi giocatori, per me è stato di grande ispirazione, ecco. Ok, ascolta, queste skill, quello di studiare, di ispirarsi, di osservare un avversario, sono cose che inevitabilmente servono anche a un allenatore, me lo confermi? Beh, sì, soprattutto oggi con c'è un grosso studio, come dire, soggettivo delle proprie prestazioni e oggettivo delle prestazioni che si devono avere quando si gioca con altri avversari. Quindi la tattica, la tecnica, gli atteggiamenti. Quelli che io chiamo abitudini di gioco, no? Quindi un allenatore riesce in poco tempo, dovrebbe riuscire in poco tempo a identificare qual è la routine di quel giocatore in modo tale che prepari il tuo allievo
a essere pronto per quella routine e non andare in campo e dire boh, adesso vediamo quello che succede. Cioè, lo so che quello vuole aprire di rovescio, tanto per dire, no? O fare quel tipo di servizio. Ecco, non è solo perché lo conosci, ma anche perché appunto lo studi, lo guardi. Prima guardavo alcune immagini di video di gare e ogni volta c'è sempre qualcosa da capire di questi atteggiamenti, perché ogni giocatore ha un sistema, ha un proprio, come dire, pattern, quello che noi chiamiamo disegno, ecco. Certo, sì, quindi ecco, riuscire a captare questo disegno che va dai colpi, che va dalla tattica, che va dagli atteggiamenti, ma anche dalle espressioni del viso, no? Il body language, questo vedere una persona preoccupata ti aiuta a performare magari meglio. Un'interazione col suo allenatore, anche l'interazione che ha col suo allenatore mentre gioca, queste cosine. Infatti, cioè, io dico, cerchiamo di cogliere tutti i segnali che questo mondo ci invia, no? Cerchi di capire di tutto e di più in modo tale che sei preparato. Ecco, la preparazione è poi questa, no? Non è solamente la preparazione al tavolo per fare quegli schemi, quelle cose che a volte io ritengo siano anche schemi, come dire, di ordinaria manutenzione, no? Diciamo così, no? Certe ripetitività che aiutano solamente a sentirsi ok, oggi mi sento bene, no? Perché rovescio il diritto, sono abbastanza fluidi, ma c'è molto di più dietro da studiare. Ripeto, molti segnali possono essere captati ad uso migliore dei tecnici e di conseguenza anche degli atleti. Grazie. Allora, io volevo arrivarci un po' più tardi a questo, ma tu mi inviti proprio a entrare nel merito anche nelle tue skill, diciamo, più contemporanee. Io ti faccio una domanda dove ti prego di essere sintetico, perché dobbiamo poi approfondire altri aspetti. Tu hai allenato recentemente in continenti diversi, in nazioni molto diverse. Una è gli Stati Uniti, l'altra è l'India. Stiamo parlando di due cose che sono forse anche agli antipodi economicamente tra di loro, due paesi che ci aiutano veramente in tante letture, no? Da osservatori non solo di ping pong o tennis tavolo, che dir si voglia, ma anche della realtà, della società, avremo tantissime cose da chiederti. Però ti chiedo, nello sport in particolare, che cosa dobbiamo imparare dagli americani e che cosa possiamo imparare dagli indiani? Beh, l'America è un paese dove, ad esempio, viene riconosciuto il tempo e il valore di un lavoro, parlando di tecnici, per esempio. Quindi io mi sono visto riconoscere decisamente che il lavoro, come si suol dire, il lavoro paga sempre, ma è proprio questa cultura americana nel riconoscere che il tempo che dedichi in palestra. In molti paesi è come se fosse dovuto il tempo, è come se vabbè, c'è l'allenatore lì, lo sappiamo, ma quell'allenatore spende del tempo, spende le sue energie, magari deve anche lavorare. Cioè, là il concetto di come dire, di volontariato c'è, ma c'è molto più il concetto del professionismo. Quindi quello che si dà in palestra viene poi decisamente riconosciuto ed è normalissimo, non è una cosa strana, ecco, che molti tecnici svolgono attività di lezioni private, chiamiamole così, e quando dedichi un'ora, ecco, ti si viene riconosciuto. Quindi io ho trovato questa prima cosa molto, 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 molto importante, ma devi dare molto di più. Gli americani sono molto esigenti, non è che ti puoi così lasciare far finta, insomma, i genitori stanno dietro durante le lezioni, insomma, devi dare un buon, come si suol dire, customer service, un buon servizio al cliente. Ma l'India
È un paese talmente diverso ma dinamico, dove c'è innanzitutto un profondo rispetto e un'educazione davvero importante. Io quando entravo in palestra, c'era quando entravi una volta dentro la classe, no? Il maestro, il professore, e tutti lì tranquilli. C'è un forte rispetto verso l'allenatore, le persone più anziane, verso coloro che hanno dato lustro allo sport. È difficile che un ragazzo, un giovane, si rivolge in maniera un po' così scompaginata nei confronti di uno più grande di lui, anche di 1 o 2 anni. Questa differenza in India è molto importante perché il rispetto di quello che fanno, il rispetto dei propri amici, dei propri compagni, il rispetto degli allenatori è estremamente forte. E la cosa forse più fondamentale è la voglia veramente di arrivare. Anche in situazioni, per loro lo chiamano life change. Se io riesco ad avere un risultato a livello internazionale, mi cambia la vita proprio, cambia la vita. Ma è vero, è successo e Sì, poi in succederà anche India in ci sono anche futuro. delle implicazioni religiose per certi versi che adesso non stiamo ad approfondire, loro hanno anche delle convinzioni per carità legittime che li portano insomma a voler salire di casta, se così si può dire. Ascolta, prima parlando degli americani, mi sono venute un paio di suggestioni. La prima è questa, quando tu sei andato ad allenare in Stati Uniti, gli Stati Uniti pongisticamente, non dico che adesso abbiano un rilievo, come dire, pari ai paesi asiatici, però erano obiettivamente molto indietro. Questo fatto che gli americani, che è gente che qualche medaglia ogni tanto la vince, no? Non mollino da nessuna parte, non è che dicano noi siamo forti a basket e del resto non ce ne frega niente. È una cosa che si potrebbe copiare da noi, dire vabbè, ho capito, sì, ci sono i cinesi, ma noi giochiamo anche noi, no? E anche in altre discipline, non solo nel tennis tavolo. Hai avuto questo sentore? Ma il fatto rilevante è che lo sport negli Stati Uniti ha valore dal punto di vista dell'educazione, dell'istruzione proprio. E quindi ottenere risultati in qualunque tipo di sport. Negli Stati Uniti il ping pong è molto popolare, anche se non si vede come da noi in televisione tutti i giorni, come il basket o il calcio, il football americano, è molto integrato nel tessuto della società civile americana. Pertanto, vincere un campionato nazionale americano ti permette di metterlo a curriculum, per esempio, e poi accedere ad una scuola secondaria di miglior qualità piuttosto che la scuola pubblica, oppure le varie high school, per non parlare poi dei college. Quindi è molto in funzione dell'istruzione. Ecco perché tanti americani in qualunque sport, io ero nella Bay Area, nella Silicon Valley, una zona decisamente ricca per quello che fa dal punto di vista tecnologico. E qualunque sport da loro assume rilevanza perché hanno la possibilità di andare oltre il risultato sportivo. E questa è una grossa molla. Ma al contrario, perché il ping pong non riesce a dare quella forte impronta, come dire, professionistica, molti anche lasciano. Al momento che raggiungono il college,
lasciano lo sport perché sanno che tanto non mi darà da vivere in qualche modo. E quindi ho raggiunto, vado a Princeton, vado a Berkeley, vado di qua e di là, tanto per citare Certo. qualche college di rilevante, e poi da lì la mia carriera è finita. Attualmente, per esempio, ci sono due atleti americani che hanno fatto invece una scelta diversa. Uno è nei primi 20-30 giocatori al mondo, Kanak Cha, e l'altra è Lili Zhang, che è stata mia studente per 6 anni. E ecco, Lili, quando ha avuto accesso al college, ha smesso, un anno ha smesso, lei non è più venuta in palestra, ed è stato un disastro dal punto di vista della carriera sportiva. Ha completato il suo studio, siamo riusciti ad andare insieme alle Olimpiadi di Rio, però adesso fa la professionista, adesso questi giorni era alla bubble cinese, dove ha giocato la Coppa del Mondo e anche altre gare, e quindi lei ha fatto una, ma molti, molti hanno invece lasciato. Quindi all'inizio c'è una forte propensione e veramente i genitori investono tanto nello sport, e sono loro quasi, non ci sono le società sportive, per esempio. Sono luoghi di gioco, quindi aperti a tutti, non c'è come dire, il campanilismo tra una società vicina e la Certo. società appunto limitrofa. Se io ho voglia di andare da Giovanni, vado da Giovanni, vado da Giuseppe, vado da Giuseppe. Io sono un cliente e come cliente vado dove mi pare perché pago, e quindi. Quindi c'è una forte propensione ad investire nei piccoli, sin dall'età di 7-8 anni, perché appunto quello darà un premio supplementare, volendo accedere ad una migliore Certo. istruzione. Ascolta, io adesso ti faccio una domanda che credo molti della nostra comunità di pongisti vorrebbero farti, no? È forse anche una domanda scomoda, quindi tu quando ti faccio una domanda che ritieni scomoda, mandami anche a stendere, non ti censurerò. Tu sei un po' l'esempio vivente del Nemo profeta in patria, no? Nel senso che abbiamo questo grande tecnico italiano, Edo allena, un anno allena in Stati Uniti, poi va in India. Perché? Ma sono anche vicende così, che mi hanno portato un po' a questo andare. Io ho fatto 11 anni all'estero, onestamente, a cominciare dal 2007, all'indomani di un campionato di Serie A, dove io appunto allenavo il Catania, e ho detto: sai cosa, magari vediamo cosa succede fuori. Arrivò una proposta dagli Emirati Arabi, Dubai, e ho detto: sai cosa, io vado a provare, vado a vedere quello che succede. Era un momento in Europa in cui non c'era questa grandissima richiesta di tecnici. In Italia si era deciso di andare avanti con un altro tipo di gestione tecnica che io avevo condotto fino al 2005, pertanto ho detto: vado a vedere cosa succede fuori. Quindi ho iniziato lì, poi da lì mi è arrivata questa proposta dall'India, dove ho fatto 2 anni nel 2009-2010, ottenendo dei buoni risultati, anzi degli ottimi risultati considerando il loro passato. 6 anni in California, dove appunto sono stato anche Olympic coach. Non ho mai allenato la nazionale americana, ma ho allenato la nazionale americana alle Olimpiadi, perché l'allenatore alle Olimpiadi viene indicato dagli atleti. Non viene indicato dalla federazione, che dall'alto dice: ecco, questo è il nostro head coach, lui andrà lì. C'è una sorta di nomination, chiamiamola così. Ero stato Hai nominato dal vinto il reality. 50%. Come? Hai vinto il reality. Sì, esatto. Ero stato nominato dal 50% degli atleti, ne avevo 6, e quindi
tre avevano nominato me, la federazione, in accordo con il Comitato Olimpico, aveva indicato me. Poi, dopo 6 anni, ritornato in India, dove c'è stata questa esplosione veramente di risultati, e siamo ai giorni nostri, onestamente. Quindi, Eh no, però la cosa che 2018 ho iniziato un'altra avventura. Attuale tra l'altro con la Federazione Internazionale di DTF. Io ho sempre affermato che chiaramente allenare l'Italia, aiutare l'Italia, in qualche modo cerco di farlo sotto ogni forma, in qualche modo, perché quando sono all'estero, quando vado all'estero, ovviamente guardo i risultati. I primi risultati che guardo sono gli italiani. Se posso, qualche messaggio lo mando magari a qualche atleta, qualche messaggio di Ascolta, incitamento. io vado un po' Quindi. più, Massimo, io vado un po' più nello specifico. Sai che in Italia si dice che siamo tutti allenatori, no? Anche nel calcio, no? E quindi si dice, ma io ci vedrei bene questo come tecnico della nazionale, no? In Italia inevitabilmente la discussione sul fatto, ma noi abbiamo Costantini, perché non prendiamo Costantini che è super riconosciuto? Ma tu contatti, diciamo... Ne hai avuti in questi 11 anni, 12 anni? No, onestamente no, No. onestamente no. E quindi non. Io avevo da fare per le mie cose, quindi Ok. non ho mai, come dire, non mi sono arrivati segnali e io non ho inviato i segnali. Più che altro ogni tanto in queste situazioni ho detto: beh, è chiaro che. Mi piacerebbe, l'Italia è il mio paese dove sono nato, insomma, dove sono cresciuto. L'Italia mi ha dato tutto, 30-25 anni di nazionale ho fatto, insomma, tante cose. Sono stato anche consigliere del CONI. Proprio in questi giorni il ministro dello sport ha annunciato la nuova riforma dello sport, cose che noi ci eravamo lottati negli anni 2000, quando ero all'interno del CONI, per riconoscere una sorta di pensione a tantissimi sportivi che hanno dedicato e che dedicano anni e anni allo sport senza avere niente. Oggi questa cosa è diventata realtà, quindi ecco. L'Italia è il mio paese. Ok, quindi insomma mi pare di capire che vorresti tornare, che saresti quantomeno disponibile a tornare. Beh, sai, io adesso sono anche, sarei anche a posto, nel senso che lavoro. È un lavoro che mi piace, sono responsabile, di un programma, cosiddetto High Performance, che va dagli 11 anni ai 21 anni e sono responsabile di tutti e 6 i continenti, diciamo così, perché per la ricerca di talenti, per aiutare tanti atleti che appunto sono bravi non solo in Cina o magari in Germania, ma sono bravi un po' dappertutto. Ci siamo anche incrociati anche con gli italiani in diverse occasioni. L'anno scorso ho avuto modo di fare anche un training camp con tanti giocatori internazionali a Formia, dove anche gli italiani erano con me e abbiamo lavorato insieme. Poi, come al solito, ecco, per certe cose non si fanno da soli, si fanno in due I normalmente. matrimoni, dici. Ascolta, Max, io ti faccio un'altra domanda che sicuramente molti appassionati di tennis tavolo, se fossero al posto mio, ti farebbero, perché sono poi le discussioni che popolano, voglio dire, il web, le palestre anche fisiche quando sono aperte, ahimè. La domanda è questa: come mai a livello assoluto i risultati nel nostro paese scarseggino? Oltretutto, talvolta si ha l'impressione che scarseggino tradendo le attese che invece si erano generate a livello giovanile. C'è qualche ragione? Tu sei un tecnico, conosci benissimo tutte le dinamiche, anche progettuali di una squadra nazionale e quant'altro, quindi non hai il diritto di dare una risposta di circostanza, di maniera. Che idea ti sei fatto? Se te la sei fatta, eh?
Ma io durante le gare internazionali ho visto molte volte competere i ragazzi e le ragazze, ci siamo incrociati durante i mondiali, durante i Pro Tour. Mi pare che manchi non voglio dire quella spinta supplementare. Mi sembra che a volte ci sia una sorta di drop, di caduta, manca un po' la tenuta della gara. Certamente, gli allenamenti potrebbero essere migliori, perché tanto comunque o il campionato potrebbe essere di migliore qualità. So che adesso alcuni giocatori giocano all'estero bene. Ma non so esattamente qual è l'impostazione della squadra, quanti raduni fanno, come si preparano, se c'è una preparazione specifica prima della gara. Immagino che ci sia, ma guarda, quando io allenavo l'India, non è che credo che non facevamo cose molto diverse. C'era la preparazione, l'allenamento, poi si andava in gara. E ovviamente andavi lì e vedevi quello che potevi fare. Io, per esempio, io nella mia capacità di allenatore mi piace lavorare molto sulle abilità dei giocatori e sulla parte mentale. Quindi portare il giocatore a, come dire, sì, a rendere di più quando meno te l'aspetti. Ad avere quella spinta emotiva supplementare, a vedere che non c'è un atteggiamento così dimesso, ma c'è un atteggiamento sempre che sei lì a lottare. Possono essere tanti i motivi, Michele, è difficile in questo caso dire. Certo, mi aspetterei di più dall'Italia, con tutto quello che c'è stato, la storia, anche tanti investimenti che ci sono stati. Forse bisogna ripensare a qualcosa di diverso, forse Ecco. non si è fatto qualche innovazione precedentemente, forse si è andata avanti in modo così, in modo inerziale, non saprei. Ecco, I però ti motivi chiedo, possono nella tua essere, esperienza, ripeto. per legarci a questo, nella tua esperienza di allenatore, non solo di allenatore di ragazzi tuoi, ma anche evidentemente di osservatori dei ragazzi altrui, no? Perché questo fa un allenatore, si diceva poc'anzi. Quanto conta nella costruzione di una squadra nazionale e di singoli atleti il talento dell'atleta e quanto il progetto tecnico? Parliamo di alto livello, quello che tu conosci ormai, da tanti anni. C'è una percentuale di responsabilità e corresponsabilità, secondo te? No, io non credo che sia così. Si tratta di capire da tecnico cosa voglio fare e quanto tempo ho a disposizione con questi atleti. Molti si lamentano in Europa, per esempio, che soffre tanto quanto i nostri italiani nell'avere, no? C'è una certa presenza a livello internazionale, perché l'attività è molto spezzettata, perché ci sono gare a destra, gare a sinistra, non c'è una programmazione, o se c'è, comunque, ripeto, è una programmazione a spezzatino, chiamiamola così. In Asia sono molto più consistenti, molto più regolari. Anche in India, in buona sostanza, noi facciamo la stessa cosa. Io ho avuto la fortuna di avere gli atleti sempre a disposizione. Ogni volta che c'era un training camp e li prendevo da giovani, da allievi fino ai senior, ce li avevo tutti, camp da 50-60 persone, dove appunto c'era un forte scambio anche culturale, se vogliamo, non solo tecnico. È ovvio che il senior non giocava con l'allievo, però quello che voglio dire è che per un allenatore occorre capire. Ecco, mettersi a tavolino, ok, ho questa possibilità, posso fare questo tipo di lavoro e so che posso portarli a un certo livello.
il talento può sicuramente aiutare. Ogni tanto ci può stare anche un colpo di fortuna. Guarda, per me l'Italia ha bisogno di qualche risultato in più, perché la chiave è sempre lì. Voglio raccontarti questo aneddoto, se me lo permetti. Come no? Campionati del mondo 1995, Tianjin, è stato il mio ultimo mondiale, onestamente. E con noi c'era per la prima volta Yan Ming, che tu conosci bene, ed era la prima volta che giocava in squadra nazionale. Giocavamo in prima divisione, eravamo io, Lorenzo Nannoni, c'era naturalmente Mondello, c'era sì, che forse aveva iniziato da poco. E giochiamo, facciamo la prima partita ricordo con la Corea, sì, con la Corea del Sud, con la Corea del Sud, e Yan Ming vinse due partite, due match, tra l'altro cinese con la squadra nazionale a Tianjin, dove c'erano i cinesi che erano tutti con gli occhi addosso. Insomma, voglio dire che lui ha vinto queste due partite in modo così inaspettato. La volta dopo abbiamo giocato contro la Svezia, ha fatto 2 punti, ancora una volta inaspettato. Beh, credimi, noi facevamo le partite, io facevo le partite con Yan Ming, che erano partite tirate, eravamo lì e lì, prima di quelle gare, ma dopo di quelle gare lui cambiò, lui assunse un atteggiamento, era un altro giocatore, e quando andavamo mi faceva fare 10 punti, allora i punti erano 21, mi faceva fare 10 punti, prima arrivava a 19, una volta vinceva lui, una volta vincevo io, vinceva più spesso lui, però poi dopo è andato, voglio dire che il risultato singolo, quel risultato in più ti cambia, non c'è niente da fare. Però A Max, parità di abilità ti cambia. Ci serve qualche risultato in più ai nostri Niagol o Giorgia, Mihai e tutti gli altri. Ci serve qualche risultato in più. però io su questa cosa qua ti sfido, ti cito un allenatore che a me piace tantissimo e non c'entra niente con il nostro movimento, Julio Velasco, no? Che tu certamente conoscerai. Lui alla domanda, come si fa ad avere una mentalità vincente? Dice, e per avere una mentalità vincente bisogna vincere. Un pochino quello che stai dicendo tu, no? E però prima di vincere, prima di averli questi risultati, come si fa per innescarlo a questa spirale positiva? È Soprattutto in quello uno che sport dicevo prima, individuale. io ho avuto lo stesso problema in India, quando ho preso in mano la squadra nazionale la seconda volta, ho pensato come cambio la mentalità vincente di questi ragazzi, perché poi tutti sono migliorati, tutti hanno migliorato, hanno vinto titoli e quant'altro. Innanzitutto siamo un po' scesi di livello, ho detto, sai cosa? Facciamo qualche gara di più basso livello, dove abbiamo la possibilità di andare a podio, dove abbiamo la possibilità di entrare un po' nelle varie prime pagine dell'ITTF, dove cominciamo ad avere un senso di ok, lì ci posso arrivare. Pensare subito di arrivare a delle vette troppo alte, troppo lontane, ovviamente è sbagliato, ma la maggior parte di quegli atleti volevano fare quel tipo di lavoro e io li ho fermati. Ho detto: facciamo i pro tour, ma facciamoli quelli bassi. Andiamo magari, che ne so, in Nigeria, andiamo di qua, andiamo a vincere quel pro tour lì, andiamo a crescere questa mentalità vincente. È ovvio, anche durante gli allenamenti si crea questa situazione, ci sono molti metodi, vabbè, io ho il mio, ma anche tanti altri allenatori hanno i loro metodi. Quando vai in campo, però non lo sai, non lo sai, il ping pong non è così semplice da performare. Non è così che se io sono numero 100 del mondo posso avere la possibilità di vincere contro il numero 15, 10. Siamo molto lontani da quella, cioè il divario tecnico è veramente molto elevato. Quindi bisogna andare a piccoli passi, però piccoli passi
creano piano piano quella corazza, come dire, quel convincimento che ti porta a dire: beh, oh, allora ci sono, posso competere fino a quel punto e magari riesco a guadagnare qualcosa. E poi la conduzione anche delle gare, naturalmente, è importante, come si diceva prima, lo studio, non è una cosa che viene così semplice, è una cosa che bisogna organizzarla bene. Io ho avuto la fortuna, insomma, in questi paesi dove avevo il tempo dalla mia parte a disposizione, dove non avevo una scadenza troppo veloce per fare il risultato, appunto, di plasmare, creare quella mentalità vincente, che si diceva, poi non riesce sempre, per carità, magari riesce una volta, non riesce 3 volte. Ascolta, ti faccio delle domande appunto sulla situazione italiana, ma non soltanto, insomma, dell'alto livello, chiaramente parliamo anche di base. Io ti dico alcune proposizioni, tu mi dici se sono vere o false, me le argomenti. In Italia siamo troppo fissati con la tecnica oppure no? Secondo me no, dovremmo concentrarci di più sulla tecnica. Cioè, siamo tecnicamente troppo liberi, troppo freestyle, troppo poco ortodossi. Siamo come al solito, non voglio accomunare l'Italia e il nostro paese, però cerco di avere una visione un pochino più larga. Noi siamo sempre troppo abituati a pensare anche da piccoli, anche se tu vai nelle varie società di base, a pensare prima a vincere e poi ad aggiustare la tecnica. Allora, per vincere, molti usano degli skills, delle abilità. Se vogliamo allargare il discorso, molti usano anche delle gomme un po' particolari. In India io ho avuto molte esperienze disastrose da questo punto di vista, che pur di far vincere i ragazzini facevano mettere la gomma col puntino lungo, il puntino corto, l'anti-top, la killer e così via. Quindi un disastro da quel punto di vista. E la tecnica veniva sempre dopo. Io dico che la tecnica deve venire prima. E l'abilità deve venire dopo, perché con una buona tecnica, una buona base, ovviamente le abilità hai più possibilità di migliorare quelle abilità. Quando ho fatto un lavoro molto specifico in India, prima di arrivare al miglioramento di alcune cose, noi abbiamo passato molto tempo, anche con i vari giocatori di livello internazionale, noi abbiamo passato molto più tempo sulla tecnica che quella poi ha permesso alle varie abilità di esprimersi meglio in partita e di poter vincere, tra l'altro. Quindi, secondo me, il lavoro va fatto prima, il lavoro tecnico va fatto proprio in maniera molto più maniacale. Il lavoro tecnico, che non si parla solo di colpi, si parla di timing, si parla di attitudine di gioco. Io quando vedevo giocare questi indiani o anche gli americani che colpivano la palla e raggiungevano il prima possibile 3-4 passi indietro, perché non so perché cavolo volevano fare quella cosa lì, perché volevano forse giocare a livello spettacolare, non lo so, e era il momento in cui, ok, la partita è già finita, cambi quella mentalità. Cambi, fai stare vicino al tavolo i ragazzi, li fai giocare di velocità, li fai invece molte volte, ecco, per paura di questa velocità si tende a scappare dal tavolo. Adesso entrando un pelino nella Certo. parte tecnica, si tende a scappare dal tavolo e inevitabilmente diventare dei difensori. E quando diventi difensore non riesci. E ci sono molti, molti esempi. Allora, io ho visto fare delle bellissime partite a Niagol, Stoyanov, e l'ho visto giocare bene quando Vicino. giocava vicino al tavolo, che imponeva lui il gioco,
che prendeva l'iniziativa, sbagliando per carità, imponeva il gioco, prendeva l'iniziativa, stava lì ed era lui che mandava lontano l'altro avversario. Cioè, vis-à-vis, questo modo, io ho visto i campionati giapponesi all'inizio di gennaio, ma non c'è nessuno che va in difesa alta, non c'è nessuno che sa lontana. Come? A parte Mizutani, forse. Mizutani già è di una vecchia impostazione. Lui sì, ci ha fatto le sue vittorie, per carità, molto molto. Attenzione, però Mizutani è uno che quando attacca lo sa fare molto bene e proprio se è costretto va dietro, anche perché molte volte va dietro perché sa che quel giocatore lì si stanca, diventa irrequieto, diventa nervoso, ci sono anche degli elementi tattici. Poi c'è una mano, insomma, non indifferente. Assolutamente sì, si può anche fare, però credimi c'è un atteggiamento troppo evidente da questo punto di vista. Allora, siccome gli asiatici giocano a premere, a pressare dal punto di vista della velocità, rotazioni, piazzamenti, e noi se non riusciamo a tenere testa, soccombiamo, andiamo via noi italiani, ma noi europei e così via. Max, quindi io insisto molto da questo punto di vista. Io ti integro la domanda, nel senso che hai detto delle cose in cui effettivamente si trova riscontro, molto sagge, ma io per tecnica intendevo un po' la ortodossia, il classico questo è dritto, questo è storto, questo a un millimetro di gomito fatto in questo modo, il polso in io ho l'impressione che alcune nazioni, le nazioni europee più evolute pongisticamente di noi, lasciano un po' più di libertà ai livelli alti. Guardiamo Timo Boll, che insomma è uno che ha delle grandi variazioni di impugnatura, guardiamo tutti i francesi, che non ce n'è uno uguale all'altro. Forse la cosa che più le accomuna è questa tendenza che tu deprechi di andare particolarmente indietro. Sto dicendo una cosa sbagliata? Ti ritrovi in questa analisi? Ripeto, non è sbagliato in linea di principio. Voglio dire, anche i coreani, io ho parlato svariate volte con Kim Taek-soo, l'allenatore coreano, no? Perché ho pensato che anche da loro ci sia una forte imposizione dal punto di vista tecnico, no? Dall'alto. E lui dice, guarda, l'impugnatura la lasciamo libera, fanno quello che vogliono, giocano come vogliono, certamente ci sono quei paletti tecnici, ma qual è il paletto tecnico forse principe? È il tocco di palla, è il timing, è quando la palla scende troppo, quando non scende, quando viene colpita. Cioè, questi punti sono fissi, ma quello che rafforza questi paesi, Corea, Giappone, Cina, è l'ambiente. È che, pensa tu, io sono un ragazzino che entra dentro una palestra e vedo 10 persone, uno gioca vicino, uno gioca di taglio, uno gioca in difesa alta, uno gioca un po' e un po'. In Cina o in altri paesi, il bambino che entra dentro vede un modo solo di giocare, vede solo quello. È un'istruzione, un'educazione passiva, se vogliamo, ecco, la chiamiamola così, che li porta già ad entrare lì. Cioè, se per assurdo io un bambino entro in una palestra e vedo tutti mancini, penso che forse anch'io devo giocare di mancino, perché fanno tutti così. Ma questo è un'educazione passiva che va in tantissimi altri, anche altri campi, no? Perché noi siamo abituati ad imitare anche quando siamo piccolini, quindi noi imitiamo, e se chi ci sta vicino fra virgolette è un cattivo maestro, io imito in modo sbagliato. Per me la tecnica, forse ci dobbiamo mettere d'accordo, ecco, che cosa significa, quali sono i paletti tecnici, ecco. Cioè, io vedo tante volte ragazzi
di 10-11 anni andare con la racchetta sotto il tavolo per poi colpire la palla quasi a 30 centimetri sopra il tavolo e credono di aver fatto un movimento giusto. Invece è un movimento totalmente sbagliato. Quindi magari molti dicono che invece è un movimento giusto. Magari dicono sì, no, perché devi partire dal basso, perché devi fare il topspin, perché devi far girare la palla e Dici, ma così se la via. palla è Sono qua. tanti. Infatti, ripeto ancora una volta, se siamo buoni osservatori, ci rendiamo conto poi invece che forse stiamo sbagliando qualcosa. Perché il rovescio è più facile del diritto? Perché il diritto, si tende a sbracciare troppo dietro, tenere il braccio troppo vicino, il braccio troppo lontano? È chiaro che poi questo è uno Ecco, sport di abilità. Questo è uno sport di abilità. E Max, questa te la chiedo io. tecnica, di che partito sei tu? Braccio teso o avambraccio? Ma è sicuramente. Una questione fisica, cioè se io voglio dare la maggior velocità alla palla, certo, se ho una velocità periferica migliore, la palla andrà più veloce. La partenza molte volte è vicino al corpo, ma il braccio si deve stendere, cioè se vedi tutti i migliori giocatori giocano tutti ma non parliamo di braccio teso, attenzione. Non parliamo mai di braccio teso, parliamo di una posizione biomeccanica che permette la miglior realizzazione, diciamo così, del colpo. Ma ciò non significa che altri colpi siano meno efficaci, perché è lì il cortocircuito, diciamo, no? Perché io vado a giocare con un ragazzo, gioco con la mia racchetta vicino al corpo, gioco, sono così abile, no? In maniera goffa, che vinco il punto, poi stacco la racchetta e lo vinco lo stesso, stacco ancora e lo vinco lo stesso. Voglio dire, in molti modi tu puoi esprimere le abilità, bisogna capire qual è, come ci mettiamo d'accordo e qual è quella Certo, giusta per il Max, nostro però quando gioco. faccio lo schema, il riscaldamento, come lo devo tirare sto topspin? Più va oppure. Ma io, guarda, il braccio lo terrei più staccato dal corpo, Ok, va diciamo. bene. Ti sei Diciamo. esposto. Queste sono le opinioni più pericolose nel tennis tavolo. Se ti Ma no, chiedo. ma se io, ripeto, se io ho un braccio vicino al. Voglio dire, hai mai visto un lanciatore del disco che lancia il disco vicino al corpo? Non va lontano questo disco, insomma, è fisica questa, no? Quindi se ho la racchetta un po' più fuori, ma questo si lega poi anche ad altre questioni, perché poi magari uno pensa, sì, però io ho il braccio troppo lontano e quando colpisco dopo ho poco tempo per tornare nel rovescio, si legano tante altre cose e qui bisogna studiare, bisogna vedere anche le capacità, le abilità di quel giocatore, qual è il grado di coordinamento, di coordinazione motoria, che cosa riesce a fare, riesce ad aggiustare, arriva in ritardo, è abbastanza confortevole in quello che fa. Secondo me bisogna studiare molto, molto di più i nostri atleti. Sì, ogni tanto ci sta, ma sì, quello c'ha il braccio lì, quell'altro c'ha il braccio di là. L'importante è avere una linea comune, perché poi è anche questo, quello che dicevo un po' in India, no? Io ho visto tantissimi tecnici, ma ognuno andava per la strada sua. E allora così non costruisci un'identità nazionale. Quello gioca la palla subito dopo il rimbalzo, quell'altro gioca la palla al livello del tavolo, quell'altro gioca la palla dietro, quell'altra. Ok, abbiamo una buona varietà, questo sì, però non crea un'identità nazionale dove poi un ambiente ci si ritrova in quell'identità. Molto Ecco, ci manca un chiara, po' molto questa chiara e molto identità. importante questo concetto. Max, io ti chiedo a questo punto un riferimento di tecnica europeo che tu ti sentiresti di sponsorizzare. Giocate come tizio.
Ma a me piace molto Patrick Francisca, che la Germania ha tirato fuori sempre dei grandissimi campioni di tutto rispetto. Hanno tanta organizzazione, hanno soldi, hanno tecnici molto, molto capaci. Però per me Patrick Francisca, con cui tra l'altro abbiamo fatto un raduno insieme a metà febbraio a Saarbrücken, tra l'altro la città dove poi lui ha vinto la Bundesliga, e abbiamo anche scambiato molte, molte, molte parole. Per me è una buona tecnica la sua, è una buona tecnica perché pur essendo un ragazzone piuttosto alto, bello, bello pesante, però c'ha una buona armonia, lo vedi come fluido da destra a sinistra, sinistra a destra. Non a caso, per esempio, gli asiatici insegnano sin da bambino, sin da piccolo, la migliore transizione da destra e sinistra, sinistra a destra, passando per il centro, no? Mo noi magari facciamo molte volte il diritto ripetitivo, ripetitivo, ripetitivo e non serve a niente. Negli Stati Uniti ho fatto molti esperimenti da questo punto di vista, facevo giocare subito i ragazzini in modo così da legare, collegare, rendere familiare quel tipo di atteggiamento in modo tale che poi si sarebbero trovati bene quando In fossero gara. cresciuti. Mi piace quel tipo di giocatore perché è molto completo, ha un'ottima visione di gioco, la tecnica è molto bella, la tecnica, vederlo giocare a un metro che si allena, a un metro da te e vedere l'impatto della palla. Raramente colpisce la palla in ritardo e quindi qui c'è una disciplina, se vogliamo. Cioè, se io vedo i miei giocatori fare uno schema e poi questo schema per un qualunque motivo, non si sa perché, cambia di natura, io mi dico: ma perché? Perché? Perché non riusciamo a tenere quella disciplina? Se io devo fare quel tipo di lavoro, ci stanchiamo mentalmente? Non riusciamo, non ci divertiamo in quel momento? Non lo so, però un giocatore forte non cambia. Un giocatore forte continua in modo così, regolare, consistente, anzi vorrebbe fare meglio. Noi magari giochiamo 4-5 colpi e poi sai cosa, ci stanchiamo, fammi rallentare e poi, vabbè dai, la giochicchiamo la Adesso diamo palla. un po' Ecco, di cosa. parabola. Sì, Nella esatto, gioco di cosa parabola. assolutamente culturalmente sbagliata perché entriamo poi nel campo delle cattive abitudini, no? Ma noi quando siamo bambini, no? Che cosa succede? Noi ci comportiamo. Adesso ho preso un cane recentemente, già 3 mesi, 3 mesi ieri, ed è un cucciolo e abbiamo bisogno di addestrarlo, no? Educarlo in un certo modo. Lui vorrebbe fare tantissime cose, ma se gli dai delle cattive abitudini all'inizio, poi diventa difficile tenerlo, come dire, tenerlo a bada. È un po' così i giocatori. Quando iniziano a giocare, prendono delle cattive abitudini e quelle sono quegli input sbagliati. Ecco, ci vuole un po' più di controllo da questo punto di vista. Io sono, come dicevi tu prima, sono maniacale. Io non sopporto queste cose. Se vedo che un giocatore interrompe una buona fase per qualunque motivo che non sia tecnico, dico, ma perché lo facciamo? Perché se lo fai oggi, lo fai domani, dopodomani e lo fai pure in partita. E questo è Adesso sbagliato. poi ti chiederò due consigli pratici. Allora, prima ti chiedo, a tutti chiedo un modello di giocatore, eccetera. A te, visto che sei ormai un allenatore di grande successo, ti chiedo, c'è qualche modello di allenatore che ti ha ispirato nel passato o che ancora ti ispira? A me piace. Perché siamo molto simili nell'atteggiamento, Leo Amisic. Mi piace molto anche il cinese Xiao Zhen, per intenderci quel cinese, il primo allenatore di Zhangjiakou, quello pelato, no? Quello, tra l'altro uno dei pochi che parla inglese. Ecco, questi due secondo me parlano insieme la lingua tecnica
la lingua delle persone, diciamo così, vanno proprio a toccare, diciamo, gli animi, ecco. Quindi la tecnica è sempre al servizio di una performance, ma la tecnica da sola non va bene. Tecnica, performance e l'uomo, diciamo così, devono essere una cosa sola. Ecco, mi piace molto Leo Amisic, mi piace molto perché è un attento osservatore, non gli sfugge niente, se vede una cosa che non va bene, non la lascia andare, ma interviene subito perché, ripeto, il nostro lavoro è quello di educare continuamente. Quindi dobbiamo essere molto concentrati quando facciamo questo lavoro e non lasciarli andare a vedere un po' così. Ecco, lui mi piace. Lui, Xiao Zhen, sono, diciamo, un europeo e un cinese. Allora, Max, facciamo un piccolo angolo dei consigli, ma piccolo, piccolo, piccolo perché la gente li possa metabolizzare. Allora, io ti chiedo il consiglio al quarta categoria, quinta categoria o sesta categoria per vincere qualche partita in più. Ce l'hai un consiglio secco così, no? Senza sapere che gomme ha, quanti anni ha, insomma, un consiglio che può andare bene a tutti. Vediamo, Che difetti hanno interessante questa domanda, solitamente? non me l'hanno mai fatta una Vedi, vedi, domanda così. vedi. Direi, sai, un consiglio è un po', si può partire dal servizio, dalla risposta al servizio. Io dico, ecco, giocate più con le vostre capacità piuttosto che con le capacità degli avversari. Molte volte molti giocatori dimenticano quelle che sono le proprie abilità perché cercano di studiare, capire che cosa c'è dall'altra parte. E così facendo si perde un po' quella spinta interiore. Cioè, siate, come dire, coerenti, avete il vostro gioco, fatelo con coerenza, portatelo avanti. Si sbaglia, ma quando si sbaglia si può solo che migliorare. Invece, sempre per la stessa categoria di appassionati, quindi quelli di livello della base, un consiglio per gli allenamenti. Cosa bisogna cercare negli allenamenti? Non per diventare un professionista, evidentemente, per divertirsi di più, per diventare un po' più bravi, ecco. Io direi un paio di cose, se possibile, detto una. No, vedi, a più bassi livelli si tende a giocare molto più libero e secondo me va molto bene giocare, fare le partite, più partite piuttosto che più schemi. Alla fine noi dobbiamo prepararci per giocare una partita. Se io faccio uno schema di 7 minuti e preparo solo una cosa che in partita farò 3 volte, faccio un esempio, cioè l'ottimizzazione dell'allenamento non va molto bene. Quindi io giocherei molto libero, a questi giocatori giocherei molto libero. E cercherei, come dire, la regolarità più che l'idea di finire il colpo. La regolarità di gioco, la consistenza, tenere la palla in campo, è questo un buon allenamento, quando si gioca libero, naturalmente, perché quando tu vai in una palestra, qualunque palestra, e vedi i ragazzi giocare, ti sembrano tutti bravi perché fanno delle cose molto ripetitive, molto semplici, molto elementari, che è difficile, sbagliare. Ecco, gioco libero e molta più regolarità. Il Ok, punto poi viene di conseguenza. consiglio più importante di tutti, consiglio all'allenatore, magari all'allenatore non professionista, non ti chiedo di dare consigli ai tuoi colleghi che sono al tuo stesso livello, però quelli che iniziano a fare l'allenatore, che c'hanno il ragazzino, che qualche volta si arrabbiano troppo e dice, ma non l'hai visto il servizio che era tagliato, oppure perché giochi sul rovescio, perché il suo servizio ti esce. Che cosa consigliamo a queste
Quello che dicevo prima, riguarda un'abitudine, riguarda un'educazione. Dobbiamo partire dall'idea che i ragazzi, i ragazzini, danno sempre il massimo. Io non ho mai visto nella mia esperienza che fanno delle cose che va contro il loro interesse. Bisogna guidarli, certamente bisogna guidarli bene, fargli capire che una certa cosa forse non procura quel vantaggio che si aspetta, che una prestazione non viene a comando, una prestazione viene quando ci sono delle buone, condizioni, sia di gioco, sia psicologiche. I ragazzini sono molto sensibili da questo punto di vista, sentono e percepiscono molto di più di quanto pensiamo. Ecco, quindi io li metterei sempre a loro agio, ma al tempo stesso aumentare la consapevolezza delle loro azioni, più che come dire. Sì, insomma, dire hai sbagliato a fare così, ma perché hai giocato in quel modo? Ecco, il rimprovero nel tennis tavolo non mi piace molto. Ultima domanda, Max, torneresti in Italia ad allenare? Come ho detto, bisogna essere in due per fare le cose, quindi adesso io, ripeto, sto facendo questo lavoro importante con la Federazione Internazionale, un progetto molto importante. Vorrei vedere un'Italia più competitiva, quello E sì, dare un tuo contributo. se posso fare qualcosa, mi piacerebbe sicuramente. Nei limiti del possibile, mi piacerebbe vedere qualche nostro giocatore o giocatrice andare su a quei livelli. Poi adesso che il ping pong diventerà, o tennis tavolo, diventerà sempre più professionistico, è importante dare una mentalità professionistica, vera professionistica a questi giocatori se vogliono ambire a risultati internazionali elevati. Io ti chiedo scusa, ma insisto perché siccome ogni tanto mi capita di giocare, se poi vado in palestra e non ho fatto queste domande a Massimo Costantini, mi linciano, cioè non... No, no, nessun problema. Ripeto, insomma, l'Italia, io ho lavorato 2002-2005, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Ripeto, l'Italia è nel mio cuore E perché sempre. andasti via? Beh, come dicevo prima, no? L'allora presidente aveva deciso una nuova conduzione tecnica che prevedeva appunto altri personaggi, altri tecnici, e pertanto non c'era più spazio in quel ruolo. E allora, dopo una breve esperienza con il club, un paio di anni con il club, ho deciso di muovermi a livello internazionale. È stata proprio anche una mia esigenza, onestamente, capire un po' di più. Sono stato fortunato a fare delle esperienze davvero illuminanti, specialmente quella degli Stati Uniti, quegli 6 anni con tanti ragazzini. Ho cambiato molto quello che è il modo di insegnare, di vedere il ping pong e di dare anche i consigli giusti. Quindi Sono stato parafraso, fortunato, nella sfortuna sono stato molto quindi fortunato. nel caso ritroveremo un Costantini più preparato e più maturo, come tecnico rispetto. Molto di più. Adesso, sono riuscito ad accumulare, ripeto, esperienze davvero importanti. Anche dal punto di vista della comunicazione, dell'interpretazione delle partite, c'è stato un grosso lavoro anche di analisi delle partite degli atleti e delle partite degli avversari. Quindi credo di avere un bagaglio tecnico così decisamente molto migliore di quando ce l'avevo nei primi anni 2000. Allora, io ti ringrazio, ti auguro innanzitutto in bocca al lupo per la tua carriera ovunque si sviluppi. E
anche su fronti, diciamo, di nazioni avversarie all'Italia. E poi spero di vederti presto anche sui nostri campi, anche forse da spettatore, perché la tua presenza sicuramente fa piacere a tutto il movimento e poi sono sempre occasioni importanti di confronto. Non mi resta che salutarti e dirti di seguire anche a te le nostre attività social e di comunicazione, perché la discussione, soprattutto in un momento in cui non possiamo giocare a ping pong, la discussione a proposito del ping pong, una volta tanto è l'unica cosa che ci resta. Poi in altre circostanze direi che forse bisognerebbe parlarne di meno e farlo di più, ma questa Molto volta ho torto collo. vero, molto vero. Beh, io ringrazio te, ringrazio voi dell'opportunità. Ancora una volta mi ha fatto molto piacere scambiare queste chiacchiere online, cosa che ci riesce bene ultimamente. E speriamo di rivederci invece nelle palestre. Speriamo di rivederci, speriamo che tutto venga ripristinato quanto prima, perché abbiamo bisogno di sentire quel suono, quel sudore della palestra, quelle sensazioni vere che solo i giocatori possono dare dal vivo. Io intanto ricordo a tutti quelli che ci stanno guardando di, se sono interessati anche un po' ad approfondire le tante cose tecniche che ha da dire Costantini, a seguire i webinar che abbiamo già pubblicato sul sito della FITET e comunque a digitare su Google Costantini, perché troveranno, oltre al suo blog di approfondimento, anche tantissimi contenuti di livello internazionale dell'ITTF, dove lui adesso lavora e quant'altro. Sono cose molto interessanti. Se ci fosse stata una settimana di tempo avremmo parlato di tutto, ma così non è, e quindi rimandiamo alle altre pubblicazioni. Grazie mille ancora, a presto. Grazie a tutti voi, un saluto a tutti i pongisti italiani.